mi sentite tutti lo stesso? Sì. Allora, il punto fondamentale è che, tutto verissimo, innanzitutto la gente vuole sentirsi dire quello che pensa che ci sia, e quindi su questo, diciamo, la parte informazione ci viaggia a migliaia. Questo è uno dei primi punti rispetto a questo. In sedi ufficiali come le commissioni parlamentari, ISPRA si è fatta parte dirigente proprio per segnalare questo, che la terra dei fuochi non riguardava un territorio vastissimo della Campania, ma era un problema abbastanza che affrontavamo in maniera puntuale, specifica e con pene varie, che era un problema di molti altri. Soltanto che le sedi ufficiali sono quelle, che poi non sono riprese perché non funziona, se, no, se uno dice questo, sostanzialmente la gente dice, mi collego al secondo punto, dice non è vero, sono stati pagati, no, per questo, ed ecco una messa in discussione delle agenzie e dell'ISPRA stesso. Io proprio da un incontro adesso discutevamo dell'autorevolezza del sistema anche rispetto alla nuova legge. Io credo che però c'è una colpa anche nostra, c'è colpa tra virgolette, cioè noi dobbiamo fare ancora un percorso che parlavamo prima, cioè dobbiamo avere anche le nostre procedure, dobbiamo in qualche modo averle omogenee, non farci trovare l'un l'altro, inciamparci, no? Ad esempio anche situazioni in cui le procure stesse ci giocano, dobbiamo giocare la nostra partita di disponibilità verso l'autorità, definendo gli strumenti con i quali ci mettiamo a disposizione. Dobbiamo essere compatti, e un po' la riunione di oggi ha questo significato, anzi è stata una bella alzata di palla questa, perché la riunione di oggi è proprio alzare il livello della conoscenza per trasformarli in metodi, per trasformarli in procedure che devono diventare omogenee di riferimento non solo al nostro interno ma verso l'esterno. Verso l'esterno vuol dire andare a confronto anche con, appunto, le diverse autorità ambientali, giudiziarie, dicendo che questo è lo stato dell'arte. Ieri noi abbiamo trovato per caso la conferma della nostra metodologia da un collega che veniva da